Timballo di riso o ragù di pesce, che più che due ingredienti sono due preparazioni. Certo. Oh, vabbè, Simone. Vabbè. Simone. Timballo di riso? No. Gioco in casa. È andata male stavolta. Vabbè, dai, il pesce lo cucini? Certo. Allora va bene per tutti e due. Il ragù di pesce è il piatto base, anzi la salsa base, per la prova di abilità. Allora ragazzi, Pietro ha vinto la prova di manualità. Questo gli permetterà di stare 45 secondi in dispensa e usare il campanello soltanto se vi siete dimenticati qualcosa, ma vi consiglio di stare belli allerta e tenervelo buono se siete in difficoltà per un aiuto manuale del sottoscritto. Per il resto, divertitevi, fateci mangiare bene e mi raccomando, rispettate la materia prima che vi è stata messa a disposizione, perché oggi abbiamo dei prodotti pazzeschi. Detto questo, pronto? Vai! Allora, ragù di pesce. Si può fare in tutti i modi possibili, però per me il ragù può essere fatto con i ritagli della carne, in questo caso con dei pesci molto molto poveri, che facciano poi un effetto ragù alla bolognese, tipo gli sconcigli. O meglio, in Toscana si chiamano così, cambiano nome da regione a regione, sono tipo delle piccole patelle, dei frutti di mare che si trovano attaccati agli scogli, che si staccano col coltellino, costano pochissimo, di solito non si, più facile quasi andarli a fare che a comprare. E poi servirà sedano, carote, scaloni, peperoncino, uno spicchio d'aglio, olio extravergine, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, circa 200 g di polpa di pomodoro su un chilo di sconcigli perché c'è tanto di guscio, acqua, un goccio d'aceto, prezzemolo e basta. Io? Ah sì, cara mia, non me ero scordato di darti il via. Abbi pazienza, stavo raccontando. Me l'ho perso sugli sconcigli. Vabbè, ti lascio un po' più di tempo, tanto non c'è problemi, noi siamo in famiglia qua. Abbi pazienza, ero concentrato sul ragù. Allora, qua tiriamo fuori dei filettini bianchi di scorfano, calamari. Scorfano, uno dei miei preferiti, calamari. Lo scorfano, a averci tempo, rende molto bene, non tanto per la polpa, ma quanto per la testa e le lische che ha, perché ci vengono dei brodi e dei sughi pazzeschi. Polentona, che ombrina! Ombrinona! Eh sì. Vabbè, non avrei problemi a pulirtela, presumo. No, no, no. Stavolta non voglio, non ti do una mano. No, 10 no. Minuti per voi, fateci un ragù di pesce al bacio. Vai! Allora, Costanzo, intanto è molto bello, non ti chiedo quanti anni hai, ma hai preso per uno che tu sia super giovane, e quindi brava, perché mi piacciono i ragazzi e le ragazze, perché sembra strano, ma ora sono più i ragazzi che cucinano, che si appropinquano ai fornelli. E anche con delle ricettine, sembra anche abbastanza studiate, perché lo scorfano non lo prendi a caso. No. Ok, cosa ti piace dello scorfano? Ma poi dimmi come fai la ricetta. Ma è un sapore che secondo me è imbattibile, quindi le zuppe buonissimo. E dà sapore a ogni piatto di pesce, secondo me, sia facendoci delle basi, un ragù per l'appunto. Pensa che prima si diceva sei brutto come uno scorfano. Ma giusto brutto, perché è buonissimo. Ma per me è bellissimo lo scorfano, soprattutto il cappone di mare, quindi lo scorfano rosso. Io tanto che ho fatto una foto, che era la foto dei miei profili, cioè la foto mia con cui mi presentavo era una foto con uno scorfano che gli urlavo in faccia, che lo scorfano quando apre la bocca, esce dalla tana e risucchia, giusto? Apre praticamente queste branche, questa bocca che è retrattile, quindi diventa bellissimo e con queste corna rosse, tanto che si fa rispettare perché punge, quindi attenzione quando lo pulite, se andate da Pietro ve lo pulisce lui. Mentre la nostra Costanza sembra servirlo un po', non voglio dire alla milanese, ma un po' nord Italia con la polenta. Sì, esatto. Ti insegno un trucco, aspetta. Insegnami. Guarda. Il coltello che passa dentro a cose appiccicose per poi tornarci sopra non potrà mai farti un taglio pulito. Quindi io prendo un po' spunto dai maestri sushi man e mi tengo sempre, quando taglio cose delicate, un pezzetto di carta, in questo caso panno carta, che è ancora meglio perché è più compatto, messo accanto alla prima preparazione che sto facendo. Quindi ci passo il coltello sopra, lo pulisco e poi do il taglio netto a quello che voglio fare. Metto le dita, sfilo e poi ripulisco il coltello. Questo ti permetterà se... E non lo sposto questo, così pian piano ti tiene meglio il taglio. Grazie. Va bene, ci mancherebbe. Vieni Simone che ti faccio vedere come si sfiletta l'ombrina. A chicco. Signor Pietro, mi sfiletta quell'ombrinona che devo fare un'infornata per i miei nipotini. E mi consiglia anche come farla? Come ci farebbe un ragù lei, signor Pietro? Pietro? Simone, tu quando vieni... La mia pescheria. Dov'è la tua pescheria? A Roma, a Casal Palocco. Siamo ormai
famiglia intera che... Parti da dentro tu a sfruttarlo. Da dentro. Come mai? Dimmi, dimmi. Dal 1976 che mio padre sta a casa a Polocco. E lui, diciamo, il fondatore principale. Ma da dove arriva il pesce? È solo italiano o di tutto? Allora, noi abbiamo degli accordi con delle barche locali, perché il nostro forte è a chilometro zero. Anzio, Terracina, Gaeta. Ok, quindi il pescato italiano. Esattamente. Poi, diciamo che quando ci sono scarsità di prodotto, ci dobbiamo affidare a qualche prodotto dall'estero. Ok. Però allora, preferiamo non... Non è l'estero o l'Italia. L'Italia ci arriva il nostro pescato, è ok. Il punto è che di pescato non è che ce n'è quanta richiesta, ma anzi, piccolissima percentuale. Poi si sta parlando di una pescheria, quindi al dettaglio di un certo livello. Ma più il fatto è che tantissime persone che ci seguono comprano il pesce al banco del pesce del supermercato o comunque in posti dove c'è una distribuzione molto più ampia rispetto alla vendita al dettaglio di una pescheria, sempre il pubblico ovviamente. Quindi più che dire estero Italia, noi cerchiamo sempre di specificare, soprattutto visto che oggi ho anche l'etichetta, cioè il cartellino. Io ho già parlato spesso e volentieri di quanto è importante per voi che fate la spesa non soltanto guardare il prezzo, ma capire da dove viene quello che mangiate. Qualsiasi alimento sia, dovete per forza essere curiosi di volerlo sapere, perché a seconda dei paesi cambiano le regole per cui quel prodotto può essere messo sul mercato o no. Quindi cercate sempre di capire da dove arriva. Detto questo, ti ho chiesto un sacco di robe sul pesce, ma non ti ho fatto parlare della ricetta. Cosa c'è qua? Basta! C'è un... Ha visto l'ombrina, è impazzito. Sono andato in estasi. Allora, dimmi che ci hai messo là sotto. Aglio, olio, peperoncino? Sì. Quindi classicone. Uso pomodori freschi, tagliati a pezzetti. Non mi piace utilizzare la passata con il pesce. Ok. Copre tanto il sapore. Hai usato i ciliegini? Ho usato i ciliegini, sì. Hai salato? Assaggiate, eh? Assaggiate. Adesso saliamo. Allora, vado alla mensola e vi dico velocemente... Se mi sbagli ragù di pesce, Pietro... No. Mi raccomando, eh. Allora, sì, è un pesce particolare. Lo potete fare anche con tanti altri tipi di molluschi in conchiglia, ok? Bivalve. Però quelli sono molto carnosi, gommosi, quasi duri. Per questo li prendo, li lascio spurgare in un pochino di acqua salata se devo preparare le altre basi, li tiro su, li sciacquo bene e li sbollento per circa 5 minuti in una casseruola con abbondante acqua salata e un goccio d'aceto, in modo da compattarli e far spurgare eventualmente questi tipi di conchigliame con tanto di mollusco gommoso. A quel punto lì comincio col coltellino, quando sono freddi li stacco dall'interno, ovviamente da cotti è molto più facile che da crudi, e preparo il mio fondo di cottura di sedano, carota e scalogno, tanti odori tritati dentro, un bel fondo come un ragù di carne. Faccio andare in casseruola larga con bordi alti con l'extravergine, dopo circa 5-6 minuti ci aggiungo l'aglio tagliato in due senza il germe, il peperoncino senza semi, senza filamenti. Questi due, aglio e peperoncino, dopo un po' che hanno dato il profumo li tolgo un po' anche del fondo stufato, lo lascio a parte per lasciar sì che il fondo della casseruola possa toccare subito questi pesciolini tagliuzzati, cioè questi molluschi tagliuzzati come se fosse un ragù, quindi sempre fatti dopo averli sbollentati, e cotti come se fosse l'inizio della carne sul fondo della casseruola. All'inizio diventeranno molto, molto, molto duri e compatti, veramente gommosi. Non vi preoccupate, riaggiungete il fondo di cottura, aggiungete un goccio di vino bianco che non vi ho detto prima, se volete potete anche saltarlo, polpa di pomodoro e concentrato di pomodoro. Salate, abbassate la fiamma e fate cuocere molto dolcemente. Io lo faccio andare anche 2 ore piano piano. Comunque da mezz'ora in su comincia a concentrarsi il gusto che voglio io. Sarà un ragù sincero, saprà di mare, si sentiranno i pezzettini in bocca, e se magari vedete che vi è venuto ancora un po' compatto e avete paura che non piaccia ai vostri ospiti, basta dargli ancora una tritata del coltello. La gommosità è la caratteristica di quel pesce, però fatto piccolo dà il senso del ragù. Ho dimenticato qualcosa? Profumi non ho messi, il prezzemolo non lo mettete tritato, ma mettetelo in infusione negli ultimi 10 minuti di cottura. Basta. Scusate se mi sono un po' mangiato i passaggi, però ripeto che queste cose vengono davvero estemporanee come studio, e a volte mentre guardo anche cosa fanno i miei concorrenti mi è difficile ricordarmi tutto. Detto ciò, è brutto, è veramente inguardabile. Però non è questa la prova dove questa cosa estetica può essere valutata tanto. L'importante è che sia buono. L'hai assaggiato? Sì. Bene. Fatto pasta per tutta la barca, per tutto l'equipaggio.
Eh beh, ci piace, la sostanza e la quantità ci vuole. Beh, in barca perché... bisogna essere abbondanti, eh? Lo so, ma qua bisogna stare nei tempi, se no è un problema, però bella, 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 bella.